Salve a tutti e bentornati su Weird Games. Io sono Beredir e questo è Apotheon. Continuiamo. La nostra avventura ci aveva portato nel bosco sacro ad Artemide e adesso andiamo a trovare la dea stessa. Di nuovo i lupacchiotti, e stavolta cerchiamo di evitarli, magari non abbiamo necessità di affrontarli. Anche perché non è che saliamo di livello affrontandoli, quindi... roba da spaccare? Che diamine succede? Ok. Ah, mi ero sbagliato, l'avevo lanciato. Hehehehe. Aio. State buoni. In capoccia, tiè. Becca. È morto in una posizione stranissima. Vabbè. Non è importante, no, non ci riguarda. Che figata le cascate, che figata immensa. E di qua? Che c'è? Perché immagino cose brutte? Wow! Wow! Che meraviglia! Aio! Mi sono fatto malissimo! Torniamo indietro! Possiamo fare anche in questa maniera molto più tranquilla e serena. Posticino da esplorare lì sembrava. Ok. Si corre con difficoltà qui. No, io eviterei questo salto per ora. Comunque, io non... eccola qua. Dai, che non durerà ancora molto, quindi... sfruttiamo questa picca... questa piccozza. Che si chiama Sagaris. Sfruttiamola fino a quanto per quanto possiamo. Ok. Grove. Dobbiamo trovare l'arco di Artemide. E qui è proprio notte, eh? È anche giusto che sia in fin dei conti. Wow. Che cosa? La luna. La boschiva Artemide veniva associata spesso anche alla luna. Non ricordo se Selene fosse una sua identificazione o fosse una divinità totalmente differente, però molto spesso con le divinità
questo era una cosa normale, ci si potevano essere identificate in più modi e a volte potevano anche essere confuse l'una con l'altra. Basta pensare a Elio e Apollo, due figure totalmente differenti, ma se ci pensiamo, a noi è arrivato Apollo come dio del sole. O meglio, è arrivato anche Apollo come dio del sole. This is the master hunter that my birds sing of. The strongest and craftiest creature in all my realm. Now that Zeus has cut the link between the mountain and the earth, I grow so bored of this tiny garden. Gone are the golden days of the hunt. My arrows sit idle in their quiver, lacking a worthy target. But I wonder, does the master hunter make for master prey? Oh. Huh? Aia. E come potrei farti del male? Ecco, pure lupi, mi raccomando, non se fa o manca niente. Non ho idea di come accidenti fare. Non è qui, non è così che... Aia. Calla. I lupacchiotti ci stanno per fare secchi. Gli è andato proprio in bocca. Come posso sconfiggere Artemide senza poterla realmente colpire? Innanzitutto curiamoci, così stiamo al massimo della vita contro di lei. Poi cerchiamo di capire. Vabbè, questo già lo sapevamo. But I wonder, does the master hunter make for master prey? C'è un indicatore qui. Devo raggiungere... Ah, questi piccoli santuari della luna. Catch me if you can, huntsman. Dove sei, Artemide? Vieni qui, bimba. No. Ok. Ok, adesso è chiaro. Ma che meccanica bellissima! Aia. Dov'è l'altro? Oh no. Liscio. Thank you.
Oh no. Aia, aia. Ok. Beh, ci sta che la dea della caccia possa punire, fra virgolette, in questo modo. Ma in realtà non sta neanche punendo. Lei vuole semplicemente cacciare. Beh, che porta a casa, a te. Ok. Vedi che lissio. Questo mi becca. Che cosa? No, le trappole. Dove sei, Arte? Artemide! Vieni qui, bimba. Opla! Aia! Gli sono andato proprio in bocca. Ok, e un altro. Aio! Aio! E dai! Non mi fare del male così tanto, dannazione! Mamma mia, il dolore! E di nuovo. Quindi non cambiano comunque i, fra virgolette, santuari. Una volta memorizzati diventa estremamente facile. Il problema è cercare di prendere lei. Di uno sfuggente che fa paura. E mi devo liberare di quegli stramaledettissimi lupi. Ok, no. Aio. Oh, e frecce esplosive, ma te pare? Cioè, che strano modo per andare a caccia. Andiamo a caccia di polifanti. Ecco qua. No. Mi ritrasformerà, sicuro. Ecco qua. Ok, non c'è problema. Il dolore.
Ah, peste. Sembrava troppo facile comunque che dovessi semplicemente sfuggire. Au. Ok, ultimo. No, ultimi due santuari. Ok. Ma queste ninfe sono... sono i lupi. Sì, sì, sì. Au. Siamo passate altre armi, eh? Conosco bene quella. Non mi sfida troppo. E zitto tu. Eccolo qua. Ok, non c'è problema. Non te puoi teletrasportare così impunemente. Un altro paio di colpetti e Artemide è andata, mi sa. Au. Lissio, Lissio, e mo m'ha preso. Ah, questa era un po' inschivabile. Oh, questa è stata una schivata meravigliosa. Forza, vieni qua. Tiè, becca e porta a casa. E così sconfiggiamo il nostro primo dio. Certo, è un gioco un po' particolare. L'arco di Artemide. Ricavato da un corno perfetto. Gold Sinew? Non so, l'arco di solito si faceva con tendini, quindi posso immaginare che sia quello. Questo arco divino detiene il potere delle selve e le sue frecce penetrano il cuore di ogni gioco non di guerra. Ricarica rapida con tutti gli archi. Bene. E ascendiamo all'Olimpo. Abbiamo finito il nostro compito qui, quindi... Oh!
Wow. Ah, ecco, perfetto, non abbiamo più frecce. Fantastico. Ora dovremmo o discendere verso l'Ade. World map. Quindi Apollo? Dovremmo andare da lui? Ma oppure da Ade. Boh, comunque non possiamo neanche craftare nulla. Mamma mia, come stiamo messi male, signori miei. Io direi a questo punto di procedere, di tentare di procedere verso il mercato e vedere che succede. C'è il mercato? Vediamo un po' di tornarci, Io so che da qualche parte c'era il mercato. Ora il punto è ricordarselo. No, statua di Giove Olimpo. No. Il sigillo dell'acropoli è richiesto. Come potremmo rimediare il sigillo dell'acropoli? Questo al massimo ci porta da Artemide. In realtà anche all'Agora. A me non dispiacerebbe andarci. Perfetto. Lira di Apollo e mercato. Andiamo più verso il mercato perché magari possiamo acquistare robe. Cani e lupi. Oddio, quanto hanno rotto. Tu? Ok. Wow! Quanto denaro ho? Molto bene. E anche con l'arco, ma magari più in là. Bring me the proper herbs and reagents and I'll set to work on any potion you need. Ok. Bene, altre ricette, molto bene. Però il punto è che io vorrei non tanto un allenatore, eccolo qua, mercante d'armi. Wow. Sono un sacco di frecce. Allora, la lancia ci sta tutta. Anche questa. Lo scudo ancora regge, sembra, quindi. E il resto lo spendiamo per le frecce. Protect yourself with Olympian artisan. Però appena avremo un po' di soldi lo faremo sicuramente. Comunque, passiamo a questa. Oh, ci piace. Oh, se ci piace. E dobbiamo andare a trovare la lira di Apollo. Non è che abbiamo molte alternative. Dovremmo far arrabbiare il dio. Ma tanto, già abbiamo fatto arrabbiare la sorellina, quindi qual è il problema? Ora, come ci arriviamo? A sinistra. A sinistra. Da qua? Plausibile, sì. Che percorsi facili in questa città. No.
Sembrava un po' troppo complessa come cosa, eh? Salve. Come andiamo? I hear the war is going well. Won't be long before we can go back. Non ci interessa ancora andare da Afrodite. Per ora. Entriamo nel palazzo di Apollo. Stavolta faremo un po' di testa nostra. La porta è sigillata. Dovremmo fare casino? Beh, assicuriamoci un po' di tranquillità prima, eh? Sto per fare una stupidaggine, lo so. Audacity from so small a man. If it's my attention you desire, then you shall have it. Oh. Ah, proprio così. Non era la mossa giusta, o forse sì. Someone in there. Helio. I am Helios. The sun was once my prized treasure, but that snake Apollo stole it from me and imprisoned me down here. He has broken my body. Never again will I stand upon the burning chariot. Apollo is a powerful god. Any who stand against him are destroyed, or worse. But I think I can help you. First, you must escape this horrible place. I know of a secret passage. Unfortunately for me, all these years, it's been under your cell, not mine. Take these, my last slivers of sunlight. It will open the wall. Wow. Excellent. Now, escape from this prison. Helio. È assurdo che ne avessimo parlato proprio poco fa. Oh, poraccio. Il dio del sole. Rinchiuso da Apollo. Oh, un coltello. Molto bene. Prendiamo il coltello. Oscurità imbottigliata? Oh, bene. Ottimo. Mi dispiace un pochetto aver speso quei soldi adesso. Averlo saputo... Ma, pazienza. Oh, che pazienza. Sto rosicando da morire. E un po' che dice la mappa. Oh, andiamo a riprendere gli oggetti, tipo subito. Con calma. Oh, una bella rivolta contro Apollo, eh. Sì, sì. Ah, ok. È una balestra. Aio. Si possono distruggere, ottimo. Liberiamoli tutti, diamine. Voglio una rivolta totale contro di lui. With you, stranger. Bene. Apollo will regret this. Ah, un'arma degna del suo nome.
Elio infaticato, che è simile in tutto ai celesti, e dai mortali e in umido Olimpo la luce partisce, sopra il suo carro movendo. Terribili fulgono gli occhi di sotto all'elmo d'oro. Datemi la lancia. Che cosa ne vuoi fare? Scusate, non ho resistito. Oh, in grazia degli dèi. Non ne lascerò vivo neanche uno. Maledetti. Vedete che ho ragione, odiare Apollo. Dio inutile. Sì, sì, usa la spada di fuoco, mi raccomando. Ha molto da essere servita. E quello scudo? Ah, ci piace più l'occhio. Vabbè. Ce la potete fare, signori miei, eh? Forza e coraggio, forza e coraggio. Ce ne siamo persi uno per strada, ma... hanno dei problemi con le scale, questi. Molto bene. Siamo lasciati qualcosa di erro? No. Una freccia. Ed i ciclopi poi generava dal cuore superbo. Sterope, Bronte ed Arge dal cuore fierissimo. Il tuono diedero questi a Giove, foggiarono il folgore. In tutto erano simili essi agli altri celesti immortali, ma solamente un occhio avevano in mezzo alla fronte. Fantastico! Bronte, eh? Oh, cavolo! I ciclopi, no! I ciclopi, no! Lo immaginavo. Aio. Non è che abbia molta scelta. Mi spiace, sei una creatura antichissima e meravigliosa, ma... non posso lasciarti vivere se mi ostacoli.
dispiace, Bronte, davvero. Tu non hai idea di quanto mi dispiaccia. Mi sono sempre piaciuti tanto i ciclopi. Bello, comunque praticamente ti dicano che devi usare le frecce. Ops. Ok, raccogliamo quello che c'è da raccogliere e andiamo avanti. Voglio arrivare almeno in faccia ad Apollo. O forse no. No, credo che sia il caso che possiamo di concludere qua. Con la sconfitta di uno dei ciclopi originali, Bronte. Se dovessimo arrivare veramente davanti ad Apollo e sconfiggerlo, sarà una cosa meravigliosa e non vedo l'ora. Signori miei, salviamo come è giusto che sia. E poi che altro dire? See ya, weirdos!